Buongiorno a tutti! Allora, oggi vi parlo dei miei 5 fondotinta preferiti per le grandi occasioni. Il primo fondotinta che veramente amo è questo qui, è il Double Wear di Estée Lauder. Io ne ho 6, se non sbaglio, di varie colorazioni, di miscelo per trovare il sottotono perfetto, con SPF 10 e ha una consistenza liquida ma si asciuga rapidamente, quindi bisogna lavorarlo anche in fretta. Purtroppo la confezione veramente è così e ogni volta uno spreco assurdo di prodotto. Comunque sia, è il fondotinta penso migliore che abbia mai provato, perché comunque si asciuga e non si smuove più. Quando vi struccate la sera dopo un'intera giornata che avete questo fondotinta qui, noterete che il dischetto è pieno, cioè il fondotinta non va via né toccando, cioè la pelle non lo assorbe fondamentalmente, quindi lo trovo eccezionale e soprattutto per la durata. Un altro fondotinta molto simile all'effetto quello lì è il Pro Longwear di MAC. Il mio colore perfetto è l'NC 37, 35-37. C'ha la pompetta in questo modo ed esce fino all'ultima goccia. Ha sempre l'SPF 10 ed è veramente ottimo, anche se lo trovo un poco più pesante di quello precedente, quindi è un po' più presente sulla pelle, quindi vi consiglio, ma anche per quell'altro, di sfumarli bene con una spugnetta bagnata, quindi con una beauty blender o una delle Real Technique, insomma quelle lì che si gonfiano. Un altro fondotinta a lunga tenuta ma non lunghissima come gli altri è questo qui, sempre che fa parte della linea Pro Longwear di MAC, quello waterproof, ma dura un po' meno rispetto agli altri, cioè quando mi vado a struccare a fine serata il dischetto non è più pieno come rispetto agli altri. E però l'effetto è molto bello perché non è opacissimo come questo qui, quindi non avete quell'effetto troppo maschera, cosa che con questo, se non dosate bene il prodotto, ottenete. Quindi l'effetto è comunque bello e luminoso. E poi andiamo con 2 fondotinta che amo soprattutto quando trucco le spose che non hanno diciamo quella pelle brutta come la mia e asfittica. E sto parlando di quelli con la pompetta, quelli liquidi. Il primo che ho provato è stato questo qui di Armani, che utilizzo ancora tanto, e le colorazioni che uso di più sono il 4.5 e il 5.5. Molto leggero sulla pelle e stratificabile, potete ottenere una coprenza leggerissima a una coprenza elevata facendo 3-4 passate, quindi veramente ottimo. E sulla stessa categoria amo quest'altro fondotinta, che è l'R3 di Bionique Defense Color Nude Serum con SPF 15. Anche questo SPF 15, anche questo con gli stessi risultati dell'altro, quindi stratificabile. La differenza sostanziale tra questi due è che questo risulta sul viso un poco più luminoso. L'unica pecca di entrambi è che se avete un po' di peluria, tendono comunque leggermente ad appoggiarsi sui piedi, quindi anche qui dovete lavorarlo bene e sfumarlo sempre con una spugnetta affinché non metta in evidenza peli o delle imperfezioni. Ed è tutto, questo mini video è finito. Io spero che vi sia stato d'aiuto. Se avete qualche altro fondotinta da consigliarmi, scrivetemelo qui sotto, che io sarò lieta di acquistarlo e di provarlo. E niente, ci vediamo domani con un altro video dell'avvento, del calendario dell'avvento. Un bacione e alla prossima!